conclusione. La rete di Nunamen torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale. Ma questo è un gol incredibile. Ma che gol ha fatto? Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania, appunto sul massimo campionato maschile e femminile, dopo il weekend che abbiamo appena messo alle spalle, ma non soltanto, lo sguardo anche alla pallamano internazionale, ad alcuni progetti che interessano direttamente la Federazione Italiana Gioco Handball. Ne parleremo nel corso di questo appuntamento, in compagnia di Matteo Aldamonte. Ciao Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Subito riflettori puntati sul massimo campionato maschile. Esattamente sì, perché in primis c'è la Costante Siena che continua a vincere, ottava vittoria consecutiva, e dietro il Cassano Magnago tiene testa, però qualcuno ha rallentato leggermente, in particolar modo il Merano che ha perso lo scontro diretto proprio contro Cassano Magnago. Il servizio. Aspettando Guido Ricobelli, Siena si conferma anche dopo l'ottava giornata a rullo compressore di una Serie A1 che sempre più appare una rincorsa ai toscani di Alessandro Fusina. A cadere questa volta il Cologne, che mette in difficoltà anche oltre le previsioni i senesi. La notizia, ma neppure poi così tanto, è la partita da protagonista di Krasnik Kaja. Per lui 7 reti e prestazione da cui Siena ripartirà sabato nella delicata trasferta sul campo del Merano. I diavoli neri affrontano un tour de force non invidiabile, reduce della trasferta con sconfitta al TAC sul campo di Cassano Magnago. I lombardi, che sabato scorso hanno vinto in rimonta, sono ancora la prima iniziata ad acciuffare proprio Siena. Lo sono anche per ampiezza di una rosa che trova i nomi insospettabili come Bassanese, risorse utilissime in un campionato lungo e faticoso. Superlativa la prestazione dell'ala sinistra proprio contro Merano. Risolleva la testa intanto Bolzano, che vince in casa contro Fasano, ma che ora va a caccia di continuità sul campo di fondi. I campioni d'Italia non possono più sbagliare, da un lato perché con Versano e Bressanone al terzo posto possono fuggire via, dall'altro perché alle spalle Bressano ha mostrato finalmente una continuità di rendimento e di gioco, ha inanellato 3 vittorie consecutive e ora vede gli uomini di Borsec distanti una sola lunghezza. A proposito, Nikocevic è sempre più mattatore del campionato con 10 reti, ma resta da prendere con le pinze la prossima trasferta in casa di Sassari. Ed allora, in vetta il Lego Siena continua a mietere successi, a inanellare successi uno dopo l'altro. Sembra quasi inarrestabile la marcia della formazione allenata da Alessandro Fusina. Grande equilibrio alle spalle del team toscano. Abbiamo registrato e annotato nel turno appena trascorso la sconfitta di Merano, dell'Alperia Merano, sul campo del Cassano Magnago. Abbiamo in collegamento proprio Jürgen Prantl, il tecnico della giovane squadra altoatesina, che Matteo possiamo tranquillamente dire, battuta d'arresto a parte, è da annoverare tra le piacevoli sorprese di questa stagione. Indubbiamente sì. Intanto ciao Jürgen. Ciao Marcello. Ciao mister. Sì, ciao, ci Matteo. Ascolta, quindi possiamo dire che sì, è sicuramente una piacevole sorpresa. Devo dire che ha due giocatori che tra l'altro fanno di cognome Prantner pure loro, come il papà, che sono due giocatori perno della nazionale giovanile, Leo, che è reduce peraltro dall'esperienza con la maglia del Flensburg in Germania, e Max, che sono giocatori già abituati a una pallamano di un certo livello e che stanno trainando la squadra. Quindi sì, sorpresa, ma soprattutto in questi due ragazzi e due punti di forza notevoli. Ecco Jürgen, nessun dramma per la sconfitta di Cassano? No, penso che noi tutto sommato fino adesso siamo molto soddisfatti del campionato. Penso che all'inizio dell'anno nessuno si aspettava da noi grandi cose. Il nostro obiettivo principale ancora adesso è tenere la prima liga, quindi siamo su una buona strada e a Cassano sicuramente è un campo molto difficile. Siamo partiti molto bene, abbiamo subito giocato, ho fatto le nostre cose come abbiamo preparato. E dopo la fine del primo tempo c'era un po' di calo di concentrazione e alla fine penso che il Cassano ha anche vinto meritatamente. Anche perché ricordiamo, a proposito di Merano, che l'anno passato l'Alperia ha agguantato la salvezza proprio in extremis, proprio nelle battute conclusive della stagione. Guarda caso non c'era Prantl sulla panchina dei Diavoli Neri. Una casualità, mister?
No, ma io penso che proprio quest'anno c'era un cambio di squadra, tanti giocatori o alcuni giocatori hanno smesso o hanno scelto di andare in altre squadre, e noi abbiamo un buon settore giovanile, quindi abbiamo cercato di mettere insieme una squadra con due stranieri anche, devo dire, molto bravi, umili, che insomma tutto sommato c'è un buon clima in squadra, si lavora bene, si allena tanto, e io penso che questo è anche un po' il frutto di tutto questo. A proposito di giovani, Matteo, credo che quella di sabato al Tacca sia stata proprio, insomma, una delizia per gli occhi di Pranter, di Trillini, Tedesco, che poi ricordiamo compongono anche lo staff azzurro delle varie nazionali, perché erano tantissimi i giovani azzurri in campo. I due Pranter, Possamai, Bortoli, anche Bassanese, che è stato meno nel giro delle nazionali ma ha giocato una super partita. Sono tanti, e questo naturalmente fa ben sperare, no, per la pallamano. E ne vedremo tanti, secondo me, anche sabato, soprattutto Kaja, perché Merano gioca contro Siena, e anche quella è una partita complicata. E volevo chiedere a Jürgen se ha già pensato, visto che è un fine stratega, avrà già visto e rivisto Siena, a come si batte o come si prova a battere Siena. Beh, prima di tutto, come hai detto prima, che sicuramente abbiamo tanti tanti ragazzi giovani, soprattutto di quell'età del 2000-2001, veramente anche sabato scorso col Cassano c'erano in campo tantissimi ragazzi che veramente lasciano sperare, sognare. E io penso che adesso col Siena sicuramente non c'è solo Kaja, ma ci sono, loro hanno una qualità veramente su ogni ruolo, sono coperti abbastanza bene. È una squadra che in questo momento è veramente in forma e ancora non hanno perso, quindi noi anche in quella partita cerchiamo di dare il massimo, la prepareremo bene, però bisogna anche dire che non è una partita dove noi adesso diciamo di prendere due punti. Andiamo in campo sicuramente per fare il nostro meglio davanti al nostro pubblico, però la favorita penso che è sempre il Siena. Bene, grazie, grazie Jürgen, grazie per aver raccolto il nostro invito. E proprio la presentazione da parte di Prantner del prossimo turno, del prossimo impegno del Merano, un big match appunto tra Alperia e Gosiena, insomma, dà la possibilità anche di inquadrare un po' cosa ci attende nel prossimo fine settimana nel massimo campionato maschile. Esatto, vediamolo con l'aiuto della grafica, perché quello tra Merano e Siena è senza dubbio il big match di questa giornata. Esame severo anche per la squadra di Fusina, no? Perché Merano è sempre un campo particolarmente molto molto caldo. Difficile, eh sì, soprattutto in questo momento. C'è Bolzano che va a caccia di conferme, lo fa contro un Fondi così così in queste ultime giornate. Trieste, Cassano Magnago, Sassari-Pressano, è una partita tutt'altro che scontata, con Pressano che peraltro è a apparsa piuttosto in crescita. Fasano Gaeta mette in palio punti salvezza pesanti, Conversano a piano e Colonia Bressanone a completare il quadro, con Bressanone che va a caccia di altri punti, perché se Merano ha rallentato leggermente, Bressanone no, continua a vincere. Per confortare un po' queste previsioni, Sala Regia ci propone anche la classifica dalla quale ripartirà il massimo campionato maschile, che abbiamo in qualche modo già delineato nel servizio di testa firmato proprio da Matteo Aldamonte. Ecco, ci conferma questo sostanziale equilibrio alle spalle dell'Ego Siena, che però, come abbiamo più volte ripetuto, è atteso da un match particolarmente severo sul campo della Merano. In fondo alla classifica, Trieste e Gaeta, due società storiche della pallamano italiana, che però stentano, insomma, confermando anche un po' il trend della passata stagione, Matteo, perché anche l'anno scorso Trieste partì bene, però ebbe tantissimi infortuni, sì, e alla fine ha dovuto soffrire abbastanza per conquistare la permanenza in massima serie. Restiamo non in Alto Adige, ma diciamo così nel Mitteleuropa, per insomma sottolineare le imprese di un italiano che si sta facendo valere e tanto in Bundesliga. Tanto questa settimana sul sito federale abbiamo fatto il punto su tutti gli italiani all'estero che stanno
tutti facendo più o meno bene, qualcuno meno con il suo club, ma a livello personale tutti davvero si stanno contraddistinguendo. Domenico Ebner è sempre in vetta alla Bundesliga, anche e soprattutto per merito delle sue parate. Si sta dividendo il posto con Urban Lesiak, il portiere della Slovenia, quindi non è un binomio facile, soprattutto per Ebner, che ha la prima esperienza in una grandissima squadra. Però c'è questa doppia parata che è stata selezionata da Sky Sport Germania, vediamola in questa clip che abbiamo confezionato nel pareggio 25-25 contro il Veslar. E questa è una doppia parata eccezionale, prima para dai 9 metri, poi dai 6. Noi possiamo dire di averlo visto tante volte parare così con la maglia della nazionale, per nostra fortuna, e ci auguriamo che sia lo stesso anche a gennaio, nel prossimo girone di qualificazione ai campionati mondiali. La seconda parata è davvero impressionante, bravissimo. Strepitosa, complimenti Mimmo, continua così, restiamo ad altissimi livelli, è momento di gustarci insieme la top 5 goal della Champions Cup. Della Champions League, sì. Eccezionale anche questa, siamo ai livelli di Ebner se non di più, vediamola iniziando dalla posizione numero 5, dove abbiamo questa rete del Porto che ha battuto di 1 il Kiel con il gol a tempo scaduto proprio di Rui Silva. È un gol meno bello ma più importante, quindi merita di stare all'interno della top 5 goals. Timur Dibirov invece fa come al solito quello che vuole, il funambolo russo in forza al Vardar, nel replay si vede, ha il polso snodabile per fare certe cose. Questo è un sottomano eccezionale da parte di Pujol, invece, giocatore del GOG, squadra danese, braccio sul fianco del difensore, missile terra-aria che parte verso la porta. Alla numero 2 abbiamo il gol invece da parte di Manuel Strilek del Vesprem, è un pallonetto sotto contatto, quindi molto molto complicato, lascia il pallone e serve una capacità tecnica davvero eccezionale per fare un gol come questo. Numero 1 Roesga, non saprei neanche descriverlo, nel replay si vede ancora meglio che cosa combina, si gira in aria, è una cosa veramente singolare anche come tipo di gesto abbastanza tecnico. Abbastanza trovato questo. Eh sì, questo ha affrontato anche qualche anno fa in Romagna, sempre con la maglia dello Sporting di Lisbona, e Buzzamini faceva le foto con lui, e adesso ho capito perché, veramente fa delle cose incredibili. Bene, funambolo nella pallamano internazionale, dunque abbiamo visto la top 5 goal della Champions League. Ora raccontiamo una storia bella, perché questa è stata una settimana particolare, perché è la settimana in cui è stato celebrato, è stata celebrata la fine della cortina di ferro, quella che in pratica divideva l'Europa in due con il muro di Berlino, da una parte l'Europa dell'Ovest, dall'altra parte il blocco sovietico, Berlino divisa in due da un muro. E una storia di pallamano ha caratterizzato quei giorni, i giorni in cui il muro di Berlino stava per crollare ma era ancora lì fermo, e c'era una squadra italiana, l'Ortigia Siracusa, mitica Ortigia Siracusa, impegnata in una partita di Coppa Internazionale proprio in Germania dell'Est. Esatto, e qui intanto devo dare un credits a chi per primo mi ha raccontato la storia, che è Claudio Mele, storico responsabile dell'ufficio stampa della Federazione Italiana Pallamano dell'epoca, che viaggiava con l'Ortigia, e lo stiamo vedendo nella clip, è quello che ha scattato la foto peraltro, sì, al Checkpoint Charlie, dove sì, l'Ortigia proprio nel giorno in realtà in cui sì, stava per crollare il muro di Berlino, della notte tra il 9 e il 10 di novembre dell'89, stava andando a Francoforte sull'Oder, stava oltrepassando il muro, e di fatto possiamo dire che è stata la prima squadra in assoluto mondiale che ha superato il muro di Berlino proprio in quei giorni. Senza particolari problemi, e no, tagliando insomma, virtualmente insomma, il nastro di una nuova epoca che avrebbe poi caratterizzato la storia dell'Europa. Tra l'altro, per dare il peso, poi c'è il racconto di Franco Chionchio che giocava con quell'Ortigia Siracusa. Franco Chionchio, c'era anche Fusina, attuale allenatore del Siena, vero, Enza Ugello, Corrado Bronzo, giocatori che hanno fatto poi la storia della pallamano italiana. E Chionchio racconta che una volta arrivati a Francoforte sull'Oder avrebbero dovuto giocare in un impianto dove erano stati venduti 6.000 biglietti, ma non c'era nessuno perché erano tutti a Berlino. Erano tutti quanti in attesa di passare dall'altra parte, nel Berlino dell'Ovest. Bene, un momento di storia significativa anche per celebrare quello che è stato un momento che ha visto la pallamano italiana protagonista di una giornata storica a tutti gli effetti, non soltanto dal punto di vista sportivo. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, ritorneremo in studio per occuparci del campionato, del massimo campionato femminile, ma non soltanto, perché c'è stato proprio in questi giorni un importante riconoscimento per la Federazione
italiana gioco handball. Ce ne parlerà in diretta il vicepresidente Gianni Cenzi. A tra poco. Seconda parte di Handball Mania, ora soffermiamo le nostre attenzioni sul massimo campionato femminile che sta riservando risultati anche sorprendenti, se vogliamo. L'avevamo già in qualche modo anticipato nei primi appuntamenti, sarebbe stata questa una stagione diversa rispetto alle altre. Il campo sta confermando le attese e le aspettative della vigilia. Squadra del giorno, o per meglio dire squadra della settimana, perché protagonista di due blitz di altissimo profilo, è il Cassano Magnago. Indubbiamente sì, e devo essere sincero, non ci avrei scommesso, però è riuscita a battere in trasferta, peraltro, sia l'Ariosto Ferrara e sia le campionesse d'Italia di Salerno, che sono sincero, a mia memoria non ricordo da quando non arrivava una sconfitta in casa, peraltro in regular season, ai playoff. Non era comunque recente neanche ai playoff, sì. E sì, una squadra che è apparsa in grande forma, in grande crescita, e vediamo adesso dove riuscirà ad arrivare. Trascinata da una Bianca del Balzo che sta ritornando ai suoi livelli, questa è sicuramente una buona notizia per la pallamano italiana. Vediamo insieme il servizio e poi ritorniamo in studio. Sorridono le venete Mestrino e Oderzo, benissimo Cassano Magnago, così così Salerno, male Ferrara. La Serie 1 femminile formato spezzatino divisa com'è tra gli impegni di Challenge Cup e l'imminente volo della cubana Marquez in forza all'Ariosto ai prossimi campionati mondiali in Giappone, da responsi contrastanti e toglie punti di riferimento che sembravano inamovibili. L'organico più in forma del momento appare indubbiamente Cassano Magnago, si affida a Bianca del Balzo, pivot dall'attalento puro, la squadra di Matteo Bellotti che strappa due vittorie preziose e prestigiose. Entrambe in trasferta e raccolte in meno di una settimana contro Ferrara e soprattutto contro Salerno. Perfetta l'interpretazione delle lombarde che al Palapalumbo non sbagliano nulla e ora sognano una scalata della classifica difficile da pronosticare a inizio stagione. Male l'Ariosto, tre partite perse su tre in sette giorni complicano il cammino delle emiliane, alle quali sabato nel ritorno di Challenge Cup contro Bressanone servirà un'autentica impresa sportiva per ribaltare il 31-18 dell'andata. In contemporanea nel weekend partite, lo scontro salvezza tra Leno e Nuoro, ma anche la sfida tra Mestrino e Salerno per nulla scontata visto lo stato di forma delle due squadre. Le venete ieri hanno vinto l'anticipo della nona giornata proprio contro Ferrara in casa. Salerno invece dovrà rialzarsi dopo lo scivolone del sesto turno e, cosa ancora più difficile, dovrà farlo lontana dalle mura amiche. Bene, difficile fare il punto sulla classifica, Matteo, perché c'è da perdere la testa tra anticipi, posticipi, insomma impegni internazionali che stanno in qualche modo anche un po' condizionando il normale svolgimento del campionato. Tra gli impegni internazionali ce n'è uno che ha riguardato proprio la pallamano italiana, perché ha messo di fronte due squadre italiane. Eh sì, c'è stato il derby italiano di Challenge Cup al terzo turno tra il Bressanone e l'Ariosto Ferrara, l'andata della partita con una vittoria nettissima da parte di Bressanone, finale di 31-18, e a questo punto Bressanone possiamo dire che ha la strada quasi spianata per il passaggio del turno, anche se si giocherà sabato la partita di ritorno al Palaboschetto, ma la vedo complicata per fare. Assolutamente sì, differenza reti che pende tutta dalla parte delle giocatrici di Ubinessig, che stanno trovando con il trascorrere del tempo, delle settimane, la giusta condizione fisica. Ricordiamo che in regular season Bressanone, proprio nella giornata inaugurale del massimo campionato femminile, ha perso, anche se di misura, al Palaboschetto contro l'Ariosto Ferrara. Comunque partita da gustarsi fino in fondo. Vediamo, per chiudere il discorso sul massimo campionato femminile, anche gli impegni che ci attendono nel prossimo fine settimana. Dicevamo di un campionato spezzatino quello al quale stiamo assistendo, perché insomma ci sono tante partite già disputate proprio per venire incontro alle esigenze soprattutto dell'Ariosto Ferrara, tra impegni internazionali della squadra e di una sua giocatrice in modo particolare. Esatto, infatti, perché c'è Marquez che giocherà i prossimi
E questo è il quadro delle partite che devono essere giocate, che sono state già giocate con la vittoria proprio dell'Ariosto Ferrara contro Casalgrande. Sabato si giocano Leno Nuoro, che è uno scontro salvezza importante, e Mestrino Salerno, e poi è rinviata invece al prossimo 4 dicembre la partita tra Bressano Neo Terzo, e questo sarà uno scontro diretto molto interessante. E dunque attenzione soprattutto al match tra Mestrino e Salerno, capiremo qual è lo spirito di reazione della formazione campione d'Italia. Abbiamo, lo anticipavamo prima della pubblicità, in collegamento telefonico il vicepresidente della FIGH, della Federazione Italiana Gioco Handball, Gianni Censi, perché possiamo dire, presidente, intanto grazie per aver accolto il nostro invito, la pallamano italiana ha tagliato un traguardo storico in questi giorni, perché è tra le magnifiche sei, cioè tra le sei discipline inserite nel progetto Sport di Classe, un progetto che sdogana in maniera definitiva, possiamo dire, la pallamano nelle scuole primarie, quarta e quinta elementare in modo particolare, giusto? Giusto, lo confermo. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Questo era uno dei punti importantissimi che erano nel pensiero di tutto il Consiglio federale, ma credo anche di tutto il movimento, cioè trovare considerazione nel mondo della scuola. Ci siamo riusciti costruendo un mattone alla volta, con tanti progetti autonomi anche da parte delle società, alcuni importanti istituzionalizzati dalla federazione, come appunto il progetto scuola, come la partecipazione a un altro progetto importante per la scuola secondaria di primo grado, ovvero le scuole medie, che scuole aperte allo sport. Ora è venuta questa occasione, eravamo monitorati nell'ultimo anno per questo progetto Sport di Classe, ci siamo entrati, abbiamo ricevuto tanti elogi, i progetti, e comunque la pallamano è un prodotto che si attaglia molto a questo livello scolastico. Noi questo lo sapevamo già, ci fa piacere che oggi, ora lo sappiamo un po' tutti, soprattutto a livello ministeriale. Sì, è stato, voglio dire, io in prima persona ho ricevuto questo tipo di apprezzamenti, questo tipo di considerazioni per la nostra disciplina. Ha tutti quei requisiti che per ragazzini di quel livello, di quell'età, diciamo, aiuta a completare quello che è lo sviluppo motorio, certo, la socializzazione. Certo, assolutamente. D'altronde i requisiti fondamentali alla base della pallamano, vale a dire corsa, balzo, lancio, sono proprio tutti i requisiti fondamentali dell'attività motoria. Siamo in eccellente compagnia, Matteo, no? Perché dicevo le magnifiche sei, abbiamo nell'ordine il calcio, il tennis, la ginnastica, il basket, la pallamano, appunto, sono discipline che insomma vanno per la maggiore. L'elite, no? Possiamo dire così, è un piacere per noi, per tutti noi appassionati di pallamano, poter dire di essere appunto considerati nell'elite dello sport italiano, in discipline, sì, che come dicevi tu sono praticatissime e diffusissime, e questo non potrà che allargare, no, la base del nostro movimento, che è un elemento, è un passo fondamentale poi per la crescita anche al vertice. Ecco, presidente, in termini pratici, in cosa potrà determinare l'inclusione della pallamano nel progetto Sport di Classe? Sport di Classe con questa formula parte per la prima volta, quindi come prima annualità sarà sicuramente progetto sperimentale, ovvio, certo. Noi saremo interessati in alcune regioni, non in tutto il territorio nazionale. Adesso CONI e Miura ci daranno lo sviluppo di questo progetto. Avremo un compito preliminare di formazione, ovvero faremo dei piccoli incontri con i tutor che assisteranno gli insegnanti durante tutto l'anno scolastico, li formeremo, daremo le basi e l'approccio rivolto appunto ai ragazzi di quarta e quinta elementare, perché ripeto è un progetto che interesserà i ragazzi di quarta e quinta elementare, e il nostro compito è quella di istruire, formare, seguire poi durante tutta l'annualità scolastica i tutor che affiancheranno gli insegnanti le scuole elementari. Ovviamente poi di questo saranno edotte tutte le società, tutti i club italiani per assistere insomma a questo processo che immaginiamo molto importante per il futuro della pallamano italiana. Grazie,
Grazie Presidente, possiamo chiosare dicendo grazie. Promossa la pallamano italiana, visto che parliamo di scuola, insomma, crediamo sia il termine più insomma, appropriato, azzeccato, così come abbiamo titolato anche oggi sul sito federale, o sbaglio? Il termine appropriato, ripeto, è una grande soddisfazione esserci, certo è un punto di partenza, non un traguardo, dobbiamo lavorare e continuare a farlo con costanza. Certo. Soddisfazione credo che debba condividere tutto il movimento per quella che probabilmente è una piccola ma significativa svolta per il movimento nazionale. Grazie Gianni Cenzi, siamo praticamente in chiusura, grazie ancora Presidente, siamo in chiusura. Matteo, dobbiamo dare le coordinate per i nostri amici telespettatori appassionati di pallamano, perché ci attende un fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti. Assolutamente sì, vediamolo con l'aiuto della grafica. In particolar modo sabato ci sono le partite che caratterizzeranno l'ottava giornata della 1 maschile e si giocano anche due partite, come abbiamo visto, del turno femminile. Kiel contro Hannover, ovvero la squadra di Domenico Ebner, e la partita su Eleven Sports di Bundesliga domenica alle 13.45. Bene, grazie, grazie Matteo Aldamonte, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Ritorneremo come sempre giovedì prossimo per raccontarvi le belle storie della pallamano italiana, sempre con Handball Mania. Arrivederci. Conclusione, la rete è...